E come tutte le risposte forti identitarie, si può essere d'accordo al 100, al 90, al 70, la cosa importante è coglierne la necessità. I suoi libri erano necessari, in quel momento storico erano assolutamente necessari. Ed è singolare che ad aiutarci a rifare la storia sia un giornalista, e che le migliori produzioni degli ultimi anni su questi temi vengano dal giornalismo d'inchiesta, dal giornalismo appassionato, schierato, e non vengano dagli storici ufficiali. Il problema che noi abbiamo è innanzitutto questo: gli storici ufficiali non ci hanno aiutato a capire la storia. E quando avviene che uno che ha come compito aiutarci a capire ciò che è avvenuto non ci aiuta a capire, avviene qualcosa di lacerante in una comunità. Io ho raccontato a Pino anche quello che è avvenuto a me personalmente. Quando sono arrivato a Napoli all'inizio degli anni 70 e venivo da un paese dove continuamente la gente veniva ammazzata, venivano ammazzati amici miei, politici, imprenditori, e ho cercato di capire perché ciò avveniva, e ho cercato nei libri di storia di capire che cosa spiegava il presente, e mi sono letto tutta la storia del Regno di Napoli di Benedetto Croce e non ho trovato una sola volta la parola Camorra in tutta la storia. Sono poi, ho proseguito leggendo i libri del maggiore storico napoletano, e in 15 volumi sulla storia del Regno di Napoli ho trovato 2 o 3 pagine nelle quali si parlava di questa presenza. Se io avessi voluto capire perché nel mio paese, se eri una persona onesta, potevi essere ammazzato, non l'avrei capito con i libri di storia. Ecco, noi siamo di fronte allo stesso problema. Si può essere d'accordo con alcuni toni, si può essere d'accordo con alcune modalità di questa rivendicazione, ma noi abbiamo diritto alla nostra storia, abbiamo diritto alla storia. Perché Pino lo fa bene in questo libro, io l'ho potuto leggere in PDF, non ancora, non leggo bene sul computer, appartengo a quella generazione che ama le cose stampate e quindi posso presenziare l'occulto. Pino in questo libro, come dire, smonta già gli argomenti, perché sa che gli argomenti fondamentali che verranno usati per smentire le sue tesi è che ogni nazione che si forma in genere su un crimine. Si forma su qualche cosa di indicibile, su qualche cosa che è avvenuto e che fa vergogna. Ciò è avvenuto negli Stati Uniti d'America, nella guerra civile, è avvenuto in Francia con la Vandea o con la strage di San Valentino. Ogni grande nazione si è formata su dei crimini, la differenza con l'Italia è che li ha ammessi, li ha studiati. A noi non è stato neanche dato. Perché si può essere tranquillamente, io lo sono, unitari, ritenere che l'unità d'Italia era una cosa necessaria, rivendicare ancora la bontà di quella scelta, e io lo faccio senza nessun imbarazzo, ma in discussione la modalità. L'unità non era qualcosa scritto nella storia per cui realizzarla valeva qualsiasi prezzo, e anche se bisognava pagare un prezzo, quel prezzo andava messo nel conto e dunque se ne doveva parlare, perché ognuno doveva essere consapevole di quello che era avvenuto. Il diritto di sapere come sono andate le cose è un diritto che dobbiamo ancora rivendicare, e dobbiamo fare il possibile perché siano sensibilizzati a questo diritto alla storia, soprattutto gli storici.
perché sono loro che mancano gli appelli, sono loro che mancano l'appello. Ora, noi siamo dentro quella cultura crociana per la quale è l'idea che si realizza nella storia, per cui se l'idea è buona, la storia è buona, e se l'idea è importante, non è importante il modo in cui si realizza, la cosa importante è che si realizza. L'unità d'Italia, che sicuramente, ripeto, per quanto mi riguarda, è una cosa positiva che hanno fatto gli italiani, va raccontata per come è andata. Pino ci dice in questo libro che mancano all'appello 390.000 persone. Pino nei libri precedenti ci ha dimostrato di saper fare lo storico, cioè ci ha dimostrato che le cose scritte sono documentate. Questa cifra lui la documenta. Possiamo discutere all'interno di questa cifra quante sono le persone che hanno pagato direttamente la violenza di una conquista. Possiamo discutere dell'entità. Si potranno trovare altri documenti che diranno che questa disparità tra il censimento ultimo borbonico e il primo italiano o piemontese ha delle spiegazioni, ma sicuramente 390.000 a 10-20.000, come ha raccontato la storia ufficiale, è una disparità impressionante. Pino la chiama carneficina, la chiama, come dire, guerra civile, la chiama nei termini in cui, se la cifra è vera, come dire, non bisogna aver paura dei termini, la chiama eccidio. Se la cifra, ripeto, poi si troverà lui a dover giustificare queste cifre, perché è un libro che non passerà, come dire, inosservato, è un libro che farà storia, è un libro di cui si parlerà, e quindi immagino tutte le obiezioni che avrà, ma mi pare di capire che viene molto apprezzato alla polemica, quindi è pronto. Però penso che gli altri, appunto, debbano affrontare questo tema con realismo. Che cosa costa dire che le cose non sono andate esattamente come ci hanno detto? E questo porta immediatamente a dire: fa schifo l'unità d'Italia. Per quale motivo? Uno può essere d'accordo o meno se l'unità d'Italia è stato un bene o un male, a prescindere da questi dati. Ma se questi dati sono veri, perché non raccontare come è andato? Se tra Casalduni e Ponte Landolfo ci sono stati 1.500 persone ammazzate su una popolazione di 6.000 persone, è un qualcosa che deve fare storia, e io voglio che sia raccontato nei libri di storia, perché qualche amico storico a cui ho riferito che io a scuola, e devo dire la verità, ho studiato, mi sono applicato, la storia mi piaceva, mi sono laureato in storia e filosofia, quindi la storia l'ho letta, ma io di Casalduni e Ponte Landolfo non avevo mai sentito parlare, non avevo mai sentito parlare. Ed è così indifferente dire che è andato in un modo o nell'altro. Se io fossi uno storico e ci sono le prove, immediatamente andrei a correggere i libri di storia. Questo che cosa ci porterà? A quale conseguenza? Che riconosciamo che tutta l'unità d'Italia è stato uno schifo, è stato un eccidio? No, ma ci sono stati degli eccidi e vanno ricordati. Io penso che il libro di Pino dovrebbe far riflettere l'opinione pubblica meridionale, l'opinione pubblica nazionale, e dovrebbe far riflettere i facitori della storia, perché la parte che più mi ha colpito del libro, le cifre sicuramente, perché adesso uno legge e si spaventa, dice: ma 390.000 persone che mancano all'appello, poniamo che si sono sbagliati per 100.000, si sono sbagliate per 200.000, ma la metà almeno. Le cifre mi hanno impressionato, ma mi hanno impressionato il racconto di come si faceva la storia in Piemonte, della società che faceva la storia in Piemonte, che erano amici del re. I facitori della storia nel Piemonte discutevano quali erano le cose che potevano entrare e quali erano le cose che non potevano entrare. Ora, noi siamo abituati ad una storia ufficiale, e la storia ufficiale
sempre prova a giustificare coloro che la fanno. Ma non è mai successo che non ci sia una controstoria o un'altra storia che si affianca e uno legge l'uno e l'altra. Questo non è successo. E questo è qualcosa che possiamo tranquillamente rivendicare, perché fa parte di un'idea particolare che noi non ci meritiamo neanche la nostra storia. Non abbiamo neanche il diritto alla nostra storia. E sulle tante cose su cui sono d'accordo e su qualcuna no, devo dire che l'interpretazione colonialista mi convince assolutamente. E il racconto della storia che è stato fatto è lo stesso racconto che si è fatto nelle colonie, cioè la necessità assoluta storica del fatto che delle persone arrivassero, conquistassero, imponessero il loro, la loro cultura, il loro ragionamento, il loro modo di pensare. Questo è esistito, perché se alcuni fatti li dobbiamo ricostruire dopo più di 150 anni, c'è qualcosa che non è andato giusto, assolutamente. Cioè noi siamo qui dopo 150 anni a ricordare dei fatti, con l'incertezza anche storica di ricostruire tutto, e perché ti possono mancare dopo 150 anni gli elementi fondamentali. Negli Stati Uniti chi vuole studiare la guerra civile ha dei biblioteche vastissime, c'ha dei documenti, c'ha dei cimeli, e anche gli sconfitti fanno parte della storia nazionale. È l'unica parte al mondo in cui, se la racconti dal punto di vista degli sconfitti, non hanno neanche il diritto di esistere. Questo è incredibile, cioè siamo andati al di là dei nostri demeriti, siamo andati ben al di là delle nostre colpe. L'antimeridionalismo è andato ben oltre, come dire, la scelta dei vincitori. Siamo andati ben oltre. Ecco perché il sano orgoglio che ha suscitato Pino è un fatto estremamente positivo. Io posso soltanto aggiungere due o tre cose che fanno parte un po' del mio percorso professionale. Posso raccontare che assimilare i briganti ai camorristi è una ingiuria alla storia. La legge Pica è una delle più grandi tragedie storiche, civili della nostra nazione. Nel 1863 la legge che consentiva, anche per un respiro storto, di ammazzarti dovunque tu fossi, è la legge che accomuna i briganti ai camorristi. Negli studi che io ho fatto, in tutte le zone dove ci sono stati i briganti non si è formata la camorra. In tutti i luoghi, in tutto il sud, in nessun luogo del sud dove ci sono stati i briganti si sono formate le mafie, la 'ndrangheta e la camorra. In Campania, e chi fa risalire l'origine delle mafie alla presenza dei briganti è sicuramente un falsario della storia. I miei studi dimostrano il contrario. Nelle aree interne della Campania i briganti e poi l'emigrazione di massa. Quindi prima i briganti, rivolta sociale, la puoi intendere come vuoi, rivolta sociale. I camorristi non hanno niente a che fare con la rivolta sociale, la loro è ascesa sociale con la violenza. I briganti e rivolta sociale con la violenza sono due cose nettamente distinte. La seconda cosa che mi sento di dire è che anche per quanto riguarda la criminalità si è proceduti con la stessa rimozione. Quando si conquista, diciamo, si conquista un territorio, e sicuramente c'è stata anche una guerra di conquista, oppure nelle sette volte in cui il Regno delle Due Sicilie o l'Italia meridionale è stata conquistata, coloro che conquistano hanno due strade davanti a loro.
da prima, una volta che hanno conquistato un territorio nuovo, possono mettere da parte tutta la classe dirigente che c'è da prima e dire: voi avete sbagliato, siamo arrivati noi e adesso ve la vedete con noi. Oppure possono allearsi con le classi dirigenti che hanno sconfitto. In tutta la storia meridionale, delle 7 volte, è avvenuta la seconda ipotesi. Si sono prima schifati coloro che si conquistavano e poi c'è stata un'alleanza fortissima con gli stessi. Disprezzo e alleanza. Se andate a vedere i primi 50 anni di Unità d'Italia, e lo trovate anche teorizzato nella questione meridionale di Antonio Gramsci, nei primi 50 anni di Unità d'Italia le due classi dirigenti che si sono alternate al potere sono la piemontese e la siciliana. E l'accordo era di non muovere il latifondo. L'alleanza si fece su questa base. Tutto può muoversi in Italia, compreso dare qualche spazio ai sindacati della pianura padana, da qui l'alleanza Giolitti-Turati, ma niente deve muoversi nel sud. E nel sud non si è mosso niente fino agli anni 50 e 60 del Novecento. E questi 150 anni di immobilismo hanno voluto dire centinaia